Siamo qui con l'onorevole Antonio Palmieri del Popolo della Libertà. La prima domanda che le faccio è come si completa il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione che non è ancora al massimo di quello che potrebbe essere? Ma si completa essenzialmente con una forte azione di chi ha la responsabilità di governo di fare in modo che tutte le norme che sono sulla carta vengano tramutate in realtà. E usando i tanti buoni esempi che ci sono nella pubblica amministrazione come esempi per gli altri che restano indietro. Come io dico sempre, è essenzialmente un fatto di cultura, quindi serve una forte azione continua e pressante per superare questo scoglio. Tra le 10 azioni che vengono proposte dai WU-Workers, ce n'è una in particolare che si sente di sposare o di proporre? Io sono ripetente per la quarta volta, come amo dire, in Commissione Cultura. Quindi il punto che riguarda il tema dell'alfabetizzazione digitale del Paese, partendo dalla scuola per fare in modo che i ragazzi poi siano, per così dire, evangelisti per i genitori e soprattutto anche per i nonni, penso che questo sia il punto di partenza sul quale io garantisco il mio impegno in Commissione Cultura e anche qui si tratta di portare a compimento quello che abbiamo cominciato da 5 anni a questa parte.